Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a shoppare un'altra offerta su Brawl Stars. Quindi mi raccomando, vi chiedo di lasciare subito un bel pollice in su, quindi un bel like, iscrizione al canale e campanellina attiva. Allora, l'offerta in questione riguarda il negozio oggetti di SpongeBob. Perché nel Krusty Krab mi è uscita questa offerta qua con 8600 verdoni. Ci danno una nuova reazione molto carina, secondo me. 10 premio Star Drop, un premio Star leggendario dove non troveremo molto probabilmente nulla e 3000 bling. Quindi andiamo a shoppare. Ci chiede 8 gemme. Va bene. Vuoi davvero acquistare? Ok. Ed ecco qua anche Mr. Crab per quanto riguarda come skin di Tick. Vediamo un po' cosa troviamo in questi 10 Star Drop. Allora, cominciamo col primo. Ormai sapete che l'obiettivo è sempre trovare almeno uno che sia epico o mitico. Vediamo se è fattibile. Abbiamo comunque la garanzia di averne uno leggendario. Quindi vediamo un po'. Niente, tutti i rari escono. Ok. Super raro. Cominciamo a salire, attenzione. Ok. E questo super raro. Va bene. Beh, almeno uno epico lo possiamo trovare, dai. Non esistono quelli epici a quanto pare. E basta, questi raddoppi XP ne abbiamo una caterba. Andiamo avanti. A questo punto andiamo in rushata perché tanto abbiamo già capito come procede qua. Visto che c'è quello leggendario non ci dà oltre super raro, vero? Sembrerebbe proprio così. Ok. Attenzione, invece no, ce l'ha fatto trovare ora. 200 monete. Questo è raro. Ed ecco lo Star Drop leggendario. Troveremo qualcosa di interessante? Assolutamente no. Però, mai dire mai, scopriamolo insieme. Attenzione! Abbiamo trovato la skin di Pam da spiaggia, che non ho la minima idea di quanto valga a livello di gemme nel negozio oggetti. Ok, ora quello che ci resta da fare è provare questa skin, ovvero Mr. Crab ma versione Tick. E qual modalità peggiore in cui provare Tick se non sopravvivenza in 3? Quindi, andiamo in sopravvivenza 3. Skin. Eccolo qui. Qua il problema principale è che io Tick ce l'ho altissimo. Quindi sarà veramente complicato. Ho sbagliato e non me l'ha appoggiato. Io spero che gli altri ci carrino. Se no, eventualmente quale altre sfide potrei fare come modalità? Potrei fare dominio in realtà, che forse avrebbe più senso. Ma no, vogliamo fare sopravvivenza in 3? Addirittura caccia di meduse potrebbe rivelarsi interessante. Proviamo caccia di meduse. Magari è più adatta per Tick. Vediamo un po'. Tra l'altro è uscita anche la skin di Kenji. Non l'ho ancora vista, però molti mi hanno detto che è forte. Attenzione, c'è un altro Tick dall'altra parte. Abbiamo praticamente la stessa squadra. Cambia solo che noi abbiamo Piper e loro hanno forse... Chi era? Meg? Non ho visto. A caso? Sì, sono proprio Meg, proprio lei. Veramente fastidiosa. Oh, ho già perso. Ok. Non so se riusciamo ad aiutarli in qualche modo. Voglio spammo e speriamo che... il problema principale è proprio Meg. Troppo forte. Più che altro è veramente sbilanciata. Ma veramente tanto. Ok. Un cavolo. Bravissimo. Mentre raccolgo un po' le meduse. Cavolo. Ok, questo può essere interessante. Attenzione. Sembra abbastanza quasi equilibrata. Però non voglio più farmela da solo, quindi con calma. Ne mancano due. Vediamo se riusciamo a portarcela a casa subito la prima. Potrebbe sembrare così. Bravo, ce l'ha fatta, attenzione! Let's go! Molto molto carina questa skin, voi che cosa ne pensate?
A me attualmente manca... Ah, tra l'altro abbiamo pure vinto il premio del migliore, con ben 4 kill. È un sacco di danni, a quanto pare. Tra l'altro, secondo voi, io attualmente ho preso la skin di Patrick, la skin di Sandy, e in questo caso anche la skin di Mr. Crab. Cioè, SpongeBob che è dentro il club, che non so se noi riusciamo a completare. Vediamo un po' cosa riusciremo a combinare. In questo momento abbiamo raggiunto, mi sembra, i 300.000, se non sbaglio. 308.000. Quindi non si sa, dobbiamo fare 92.000, anzi in realtà 91.000 e poco più, per sbloccare SpongeBob, oltre appunto Squiddy col pass. Quindi in questo caso mi mancherebbe solo più la skin di Plankton, che è quella che in realtà non mi piace maggiormente. Voi la sciopereste la skin di Plankton? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, tra l'altro vedo che ho 10.000 bling in questo momento. Se per caso avete da consigliarmi qualcosa da prendere con i bling, scrivetelo qua sotto nei commenti. Non so se è meglio sciupare qualcosa che costi tanti bling o più cose da meno bling, ovvero invece che magari qualcosa da 5.000, 4 cose da 2.500 o addirittura 10 cose da 1.000 se ci sono 10 cose da 1.000 bling. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se ancora non l'avete fatto, lasciare un bel pollice in su, quindi un bel like, iscrivetevi al canale e campanellina attiva. Noi ci vediamo nel prossimo video, in una prossima live. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ciao! We'll be right back.